Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2020, pronti per il Gran Premio di Monza. Oggi si vola in casa con il nostro team, la sportiveggiante team italiano, motore italiano, piloti italiani, quindi signori, quest'oggi bisogna cercare di fare del nostro meglio qui a casa. Insomma, se si riesce a fare una doppietta sarebbe il top del top. Ma intanto andiamoci a fare il giro di qualifica e vediamo cosa ne esce. E poi iniziamo a farci i conti su quello che possiamo fare in gara. Guarda come vola. Guarda quel maledetto di Bottas ogni volta. Bella, l'ho presa male. Troppo lenta, o meglio, troppo larga la prima. Troppo larga la prima curva lì e quindi abbiamo perso nelle successive due, ma si può migliorare. Siamo in terza posizione, pole per Concluse Bottas le qualifiche, che... rivediamo le prime tre Guarda qui posizioni l'Alfa attuali. Bottas, Tauri. Gasly e lo scienziato. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Vabbè, siamo tutti molto vicini. Ghiotto in quinta posizione, ma... Come detto, le due Alfa Tauri continuano a macinare, secondo Gasly, seconda e quarta posizione per loro. Bene, bene. Mentre Hamilton sta avendo qualche problemino in più, stranamente, perché di solito quando mettiamo qualcuno come rivale inizia a macinare. Ha macinato per qualche Gran Premio, ma Bottas, insomma, è il nostro rivale più pericoloso, soprattutto in qualifica, che è veramente imbattibile. Beh, Anche penso se, per potremmo carità... definirla una buona qualificazione. Dovremmo avere buone possibilità in gara. Anche in gara ha un gran ritmo, ma qui oggi, come detto, abbiamo 13 giri per cercare di superare chi ci precede alla partenza e vabbè, poi vedremo anche alla partenza che noi di solito la facciamo Finalmente proprio in siamo modo a casa estremamente nostra. sportiveggiante. L'Italia è insieme all'Inghilterra l'unico paese che ha sempre ospitato un Gran Premio di Formula 1, sin dalla sua prima gara nel 1950. Monza è il tempio della velocità. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position. E in seconda posizione c'è Pierre Gasly, quindi il resto della griglia. Lo scienziato, Kiat, Luca Ghiotto e Hamilton. Ocon, Norris. Bottas è un uomo da giro Anche se secco. oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non 7-6, correre ottimo. rischi. 7-6, ottimo. Se le gomme ce la fanno, ben venga. Benzina, va bene così. Anche così, va. Ok, signori, come sempre mi raccomando, like, condivisioni come se non ci fosse un domani, seguitemi anche sul secondo canale di Quel Tale Ale Games dove ci sono altri giochi e altre serie e sull'altro sito per le live dove famo un botto di cose, compresa Formula 1 e non solo. Comunque, signori, pronti per la gara? Concentratissimi qui, soprattutto la partenza. Cioè, sempre in realtà, però. Tanto sappiamo che ormai la partenza non è per noi, ma... È la staccata già la prima che fa la differenza, ma... là non ho potuto allargare, quindi ho perso la posizione su Kiat. Ci eravamo affiancati addirittura a Gasly di prepotenza. Attenzione a Ghiotto che si inizia a far vedere. Attenzione, ci prova. Si
Se ci prova qui, andiamo tutti nel terriccio. Rischiato un po' troppo. Attenzione, ruota a ruota con Ghiotto. Guarda lo Ghiotto com'è insistente. Dobbiamo assolutamente recuperare. Adesso primo giro sempre un po' le gomme. Pensate del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Attenzione qui. Hai lì un po' di sottosterzo, lo soffriamo perché come vedete abbiamo un assetto molto scarico che ci ha portato a velocità stratosferiche sul dritto, però non possiamo rischiare. Dato Bottas continua a macinare, noi cerchiamo di stare vicini a Kiat. Così magari tra scia e poi con il DRS qualcosa si può fare. Hai registrato. Grande così. Continua così. Dai che il ritmo ce l'abbiamo. Tutti molto vicini. Bottas è al primo posto. Ma Gasly sta lì, Attenzione che qua sul dritto siamo vicinissimi a Kiat. Lì davanti Gasly. Orco 2. Anche Gasly molto vicino a Valtteri Bottas. Eccessiva qui la staccata. Sto un po' troppo aggressivi. Disponibile sul DMF. Non ci interessa assolutamente. Proseguiamo con la nostra. Non è qui, molto vicini qua. Ce l'abbiamo. Ci stiamo avvicinando. Ce l'abbiamo qui. Monteremo gomme medie. Grande di prepotenza. Attenzione, si butta all'interno. Kiat. Penso che ci siamo anche toccati. Intanto lì davanti Pierre Gasly svernisce a Valtteri Bottas. Siamo attenti qui. Ho perso un po' il contatto con Bottas perché ci siamo impantanati con Kiat. Ma l'importante è riuscire a tenere la distanza di RS. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Lascia fare. Vai.
Grandi lotte comunque. Andiamo sci a Valtteri, ci avviciniamo tantissimo. Ancora però, ok, ci sei quasi, stiamo raggiungendo. Non possiamo azzardare. Ecco, due, l'ha inchiodato un po' troppo Bottas. Attenzione che qui ce l'abbiamo. All'interno ci buttiamo. Staccatona. Attenzione a Pierre Gasly. Bello, che sorpasso. Dai, è così, dai, è così. Attenzione a non perdere Gasly lì davanti. Anche se adesso ci dobbiamo fermare al pit. Curva di merda che ho fatto. Bene, abbiamo energia sufficiente. Passa in modalità sorpasso e provaci. Dai. Stop per noi. Dai, dai. Vediamo gli altri che strategia fanno. Probabilmente qualcuno farà anche la strategia degli stronzi, perché qua è un po' particolare la... il cambio gomme, inteso come durano tanto le soft. Vai. Rientra solo una Renault forse. Bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Piano. Dai. Davanti a noi le due Ferrari in dodicesima e tredicesima posizione. Molto problematica la situazione Ferrari. Luca è rientrato ai box, Luca ai box. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Attenzione Gasly. Andiamo a guadagnare con il pit. Dall'auto davanti 1,9 secondi, il distacco da quella dietro è 2,1 secondi. Vediamo adesso che si fermerà l'altra Alfa e Bottas. Se stiamo girando molto forte qui.
Madonna che rischi lì. Dai, è così. Kiat indietro. La sosta anticipata ci ha fatto guadagnare tantissimo. Peccato per questa derapata devastante che potrebbe rimettere tutto. In discussione. Concentrati signori, concentrati. Stavamo andando molto bene. Da un pochino la foga. Infatti Bottas ha fatto la strategia degli stronzi. Attenzione, si è scassato DRS, ma va bene. DRS per ora. L'ala posteriore è fuori uso. Non fa niente. Cercheremo di risolvere il problema. Abbiamo finito anche la miscela in eccesso, quindi Ocio. Io mi sono distratto in quella ripartenza, ho dato troppo gas e mi sono giocato tanto che Gasly ha un secondo e due. Un secondo a giro sulla vettura che ti segue. Ho fatto un traverso. Non ci fosse stato quel traversone qua. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Vediamo se oggi forse ho fatto qualche taglietto in più perché lo sto registrando un po' in ritardo il video, quindi abbiate pazienza, ma per poterlo postare alle 2 forse devo accorciarlo un pochino, quindi perdonate se ci sarà qualche taglio in più, ma vediamo anche qui magari. Abbiamo un buon vantaggio. Dai, abbiamo comunque mantenuto il distacco da Bottas. Da Bottas, da Gasly, scusate. No, perché stavo tenendo d'occhio un pochino Bottas per vedere se Ghiotto poteva recuperarlo, ma purtroppo è troppo distante. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. È giusto così. Peccato Ghiotto non abbia approfittato per qualche recuperone, ma... noi ci siamo tolti la nostra soddisfazione anche qui a Monza. Dai, è così. Hai appena vinto la tua seconda gara consecutiva, fantastico. Dai, è così, bene, bene, bene. Vabbè, Spa Monza. Doppiettona ci sta, la doppiettona ci sta. Ok, ok. Diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Oggi si sono comportati alla grande in una gara così difficile. Vediamo cosa è cambiato nella classifica. Grande anche Gasly comunque. Il suo vantaggio nel campionato. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Beh, oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta, ma secondo me è stato Pierre Gasly il miglior pilota. Beh, buona performance. Con grande sangue freddo e controllo. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. Il team del pilota proprietario. Noi siamo passa in testa, in testa la classifica. Ma ridagli la cupa. Dopo che un passa. Weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio. Fatauri comunque sta andando bene. Magari continuerà ancora a recuperare punti. Va bene, va bene. Con te al volante sembra facile. Ai fan è piaciuto.
Come pensi che si sentano nel team dopo questo risultato? Guarda, onestamente, pensavano di far meglio sicuramente. Come credi che il tuo compagno di squadra si sia sentito di fronte al pubblico di casa sua? Esatto, chiedi a lui che mo chiede a fame. Anche se è il pubblico anche di casa nostra, se vogliamo dirla tutta. Però, siccome qua le domandine sono sempre delle frecciatine, chiedilo a lui a sto punto. Molto bene, signori. Allora, andiamo a vedere un pochino tempo per la prossima gara, dove andremo a rinnova sponsor, vai. Scioltezza. Allora, riesci a mettere qualcosa magari, ecco, riflessi del secondo pilota. Se no facciamo così, scusa. Leva tutto, facciamo una cosa. Qua cosa abbiamo? Riunione? No, allenamento. No, vabbè, solo questo, cioè allenamento riflessi, poi fai tu. Non è che ce ne siano altri. Va bene, ragazzuoli, noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento, il prossimo episodio con il Gran Premio di Singapore. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale, quel tale Ale Games. Ci si vede a Singapore. Saluto a tutti da quel tale Ale.